Benvenuti a una nuova puntata di Book Reporter. Oggi eh, saremo in compagnia del professor Gino Roncaglia, docente presso l'Università di Roma III per il corso di Editoria Digitale e Informatica Umanistica, autore di Cosa succede a settembre? Scuola e didattica a distanza ai tempi del Covid, per eh, Editori La Terza. Benvenuto, professore. Grazie e bentrovati. Il tema di oggi è un tema molto importante, eh, proprio perché eh, abbiamo dovuto affrontare un'emergenza particolare e eh, questa emergenza ha dato una spinta a quella che è la didattica a distanza, che sebbene presente già da qualche decennio, ancora eh, non aveva questa pervasione nel sistema eh, scolastico e di formazione. Eh, come ha reagito questo sistema, professore? Ma il sistema scolastico e formativo ha reagito con enorme impegno. Naturalmente sarebbe stato sicuramente preferibile che eh, questo esperimento globale di didattica a distanza eh, sia avvenuto in una situazione diversa, no? non in questa situazione abbastanza drammatica, che ha anche determinato le forme. In cui si è lavorato in questo periodo con una didattica a distanza di emergenza, quindi molto lontana da quelli che dovrebbero essere i canoni eh, per eh, lavorare bene con gli strumenti online. Nel caso in particolare della scuola, naturalmente, la didattica a distanza dovrebbe essere normalmente integrativa e non sostitutiva. In questo caso è stata una didattica di emergenza sostitutiva, non progettata, non programmata, quindi qualcosa di abbastanza lontano, anzi di molto lontano dalle condizioni ideali. Detto questo, la reazione è stata complessivamente... Eh, direi migliore di quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Eh, in moltissimi casi il eh, lavoro fatto a distanza è stato un lavoro tutto sommato eh, accettabile, sicuramente preferibile rispetto alla perdita del contatto didattico tra studentesse e studenti e le istituzioni scolastiche. Naturalmente questo non ha impedito che ci fossero problemi, dispersioni, difficoltà legate anche al carattere di emergenza della situazione e al carattere non progettato, non programmato di questa esperienza. Ecco, come per lo smart working, che anch'esso in questo periodo ha avuto un, un, un incremento importante sia nei numeri, ma anche nell'accezione diciamo, nell comune di nuova modalità di lavoro. Eh, si può intuire che anche per eh, la scuola e anche per la didattica eh, ci possa essere una, eh, un cambio epocale, strutturale del, del sistema. Eh, come, come vede questa, questa evoluzione? Dunque. Ehm... Io direi che c'è una differenza rispetto allo smart working, eh, perché nel caso dello smart working, in certe situazioni lavorative, alcune naturalmente abbastanza particolari, abbastanza specifiche, però effettivamente è ipotizzabile. Un lavoro molto più flessibile, molto meno eh, legato necessariamente alla singola sede fisica. Cioè gli strumenti di eh, telelavoro, di lavoro a distanza, di smart working sono strumenti che in alcune situazioni, in alcune circostanze possono, essere effettivamente, possono effettivamente sostituire la sede tradizionale lavorativa, l'ufficio, la sede fisica. Nel caso della scuola, evidentemente non è così. Nel caso della scuola, la scuola è un luogo di relazioni sociali che comprende inevitabilmente anche la componente fisica, corporea. La didattica a distanza può essere sostitutiva in certe situazioni molto particolari, per esempio per studenti in situazioni ospeda di ospedalizzazione oppure... Percorsi di tipo molto più avanzato, per certe tipologie di corsi universitari, per certe tipologie di master o di aggiornamento professionale, ma per quello che riguarda nel suo complesso la scuola, io credo che neanche il tecnofilo più accanito sosterrebbe che eh, è ipotizzabile l'idea, se non appunto in una situazione di totale emergenza come quella che abbiamo attraversato, l'idea di una didattica a distanza sostitutiva. Detto questo, sicuramente sia nel caso dello smart working sia nel caso della didattica a distanza, questi mesi di emergenza, in una situazione appunto spiacevole che avremmo preferito non dover affrontare, hanno però insegnato qualcosa. Cioè c'è una lezione degli insegnamenti e eh, anche per certi versi delle competenze che eh, sono state acquisite e che credo rivoluzioneranno effettivamente abbastanza eh, tanto l'ambiente del lavoro quanto la didattica del futuro. Perché abbiamo capito soprattutto che. Ehm, Alcune tipologie di lavoro a distanza sono fattibili e oggi sono fattibili anche con strumenti relativamente potenti, avanzati. Se questa situazione si fosse verificata solo 5-6 anni fa, quando pure c'era già la possibilità di fare streaming video, ma non c'erano piattaforme con le caratteristiche anche di solidità di quelle che abbiamo a disposizione oggi, eh, probabilmente i risultati sarebbero stati molto diversi e molto più deludenti. In questa situazione abbiamo imparato a usare strumenti che possono servire e dovrebbero servirci anche in situazioni di maggiore normalità. Sono pienamente d'accordo con lei, eh, la questione della socialità all'interno della, scu della scuola è molto importante anche perché eh, oggi le giovani generazioni trovano anche nel loro momento di eh, entertainment l'utilizzo dei giochi online, quindi eh, ancora troppo spesso, molto tempo lo passano eh, isolati nella loro connettività totale e, e è il, la mancanza di un punto di socializzazione come quello della scuola può arrecare effettivamente eh, dei danni. Ma eh, quali altri problemi potrebbero derivare da queste nuove modalità eh, di, di didattica? Eh, ci sono dei temi di, 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 di diseguaglianza o dei temi di metodo? Sì, ci sono sia questioni legate all'inclusione, alle diseguaglianze eh, e quindi ai rischi di dispersione dovuti a diseguaglianze nelle competenze, nelle attrezzature, nelle infrastrutture, pensiamo alla velocità del collegamento di rete, sia problemi metodologici. Per quello che riguarda eh, le diseguaglianze eh, infrastrutturali, per così dire, questo è sicuramente un tema che va affrontato. Va detto che. Eh, spesso si è detto in questi giorni la didattica a distanza proprio per questi aspetti di diseguaglianze crea dispersione eh, crea in qualche modo è uno strumento che accentua le diseguaglianze io credo che sia soprattutto uno strumento che rivela delle situazioni di diseguaglianza che c'erano già prima noi sappiamo molto bene per esempio per fare un riferimento a un campo che non riguarda direttamente il digitale quanto forti siano le diseguaglianze nelle aspettative di rendimento scolastico tra le bambine e i bambini che vivono in una casa in cui ci sono dei libri e ci sono degli adulti, dei genitori che hanno l'abitudine alla lettura e bambine e bambini che vivono in case prive di libri e senza abitudine alla lettura. Questo è uno degli indicatori di previsione più, eh, come dire, eh, che purtroppo funzionano meglio nel prevedere il successo scolastico. C'è una differenza quasi di 2 a 1 nelle aspettative di successo scolastico tra chi viene in una da una famiglia accolta, abituata alla lettura con libri, e chi viene da una famiglia che non ha questi strumenti. E queste sono già diseguaglianze che in qualche modo sono, e incidono enormemente appunto sul rendimento, sul funzionamento del sistema scolastico, ma siamo più abituati. Lo sappiamo che esistono e tendiamo quasi a dimenticarcene. Le disuguaglianze tecnologiche, in un certo senso, sono quasi meno gravi. Magari bastasse dare a tutte e a tutti un computer e un collegamento veloce alla rete per aver abolito le disuguaglianze sociali e avere tutto. Purtroppo, il problema in molti casi non è tanto. Il tipo di computer che si ha davanti, ma il tipo di casa che si ha alle spalle, cioè, eh, quelli sono fattori che determinano diseguaglianze. Questo non vuol dire, naturalmente, che non si debba lavorare sulle diseguaglianze tecnologiche, bisogna rendersi conto che ormai l'accesso alla rete, le competenze digitali, la disponibilità di alcuni strumenti informatici di base, questi sono prerequisiti per la cittadinanza attiva. E quindi se vogliamo un paese in cui ci sia cittadinanza attiva, capacità critica, capacità di acquisire informazioni, bisogna lavorare perché effettivamente l'accesso alla rete sia diffuso, sia un bene comune. Il, la disponibilità di strumenti informatici e di competenze e di infrastrutture adeguate sia diffusa. Questo è un campo su cui sicuramente bisogna lavorare, però. Purtroppo, perché sarebbe appunto molto bello se potessimo risolvere tutto solo con questo, le diseguaglianze sono diseguaglianze che ci si trascina, insomma, sono diseguaglianze socio-economiche, corrono attraverso linee geografiche e sociali ed economiche che conosciamo molto bene. E non basta la disponibilità di un collegamento un po' più veloce o di un computer un po' migliore per risolverle, anche se sono fattori importanti perché dove ci sono queste differenze ovviamente c'è dispersione. Anche per questo è importante che la scuola sappia intervenire nelle situazioni di difficoltà, di diseguaglianza, attraverso prestito di dispositivi digitali, attraverso meccanismi di diffusione delle competenze ed è importante che la società sappia intervenire per esempio per garantire banda larga in maniera diffusa. Per quello che riguarda i problemi di metodo, che sono problemi sicuramente importanti, anche in questo caso sicuramente delle difficoltà ci sono state, soprattutto perché il modello che è stato poi più diffuso di didattica a distanza è stato quello di una sorta di lezione frontale a distanza. E questa non è la metodologia ideale. Alla distanza si può benissimo lavorare anche in maniera cooperativa, collaborativa, partecipativa, favorire il lavoro delle studentesse e degli studenti in piccoli gruppi. E questo tipo di. Eh, attività sono attività che bisognerebbe eh, su cui diciamo, è richiesto un lavoro di formazione e di competenze anche da parte dei docenti. Professore, la ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di Book Reporter. Il nostro invito alla lettura eh, per questa settimana è Cosa succede a settembre, scuole didattiche a distanza, ai tempi del Covid, di eh, Gino Roncaglia. Vi invitiamo a eh, leggere. Questo, questa nuova, quest edizione per avere un'idea di eh, quello che si può realizzare eh, in, in una fase emergenziale anche eh, con la scuola e la formazione a distanza grazie professore per essere stato con noi grazie a voi e arrivederci a voi do l'appuntamento alla prossima puntata di bucca